Se loro si fermano, l'azienda non va avanti, loro devono capire che non possono continuare in maniera unilaterale ad andare avanti in questa operazione se non considerano anche le esigenze dei lavoratori. Continuano a denunciare questa operazione che fa questa azienda, che scarica sui lavoratori il costo di operazioni per cercare di trovare la sostenibilità. Come ricordano i lavoratori con qualche cartello, non sono i bancomat di questa azienda. Hanno incrociato le braccia per 8 ore di fronte allo stabilimento nella zona Carbonaia di Arezzo, un presidio dei lavoratori Comnet per protestare contro la cessione del ramo di impresa della telefonia in favore di TSD. Il contratto affitto può essere disdettato, poi alla sua naturale scadenza può essere appunto non prorogato. Se veramente l'azienda è così convinta della solidità e della bontà di questa operazione, poteva tranquillamente procedere a un'acquisizione definitiva. Ricordo soprattutto che questa azienda ha un sacco di pendenze sia con i lavoratori, sia soprattutto anche con tanti fornitori. Dal 2020 che l'azienda non versa per esempio i contributi al fondo previdenziale contrattuale come ETA e da settembre che non eroga il welfare contrattuale, quindi hanno da avere, sì, lo stipendio secco c'è, ma tutto il resto no. Dito puntato anche contro la variazione del contratto collettivo nazionale da metalmeccanico a telefonico. Vedrebbero, diciamo, in media dalle 2-300 euro mensili in meno, e non parlo soltanto di minimi tabellari, ma parlo anche di tutto ciò che in termini di salario differito prevede il contratto dei metalmeccanici. E considerando che questa è un'azienda che lavora tanto anche con i fondi del PNRR, quindi noi pensiamo che quelli siano fondi, soldi sacrosanti che debbano servire non soltanto a rimpinguare le tasche delle multinazionali o dei grandi gruppi, ma debbano servire soprattutto a salvaguardare la qualità e la quantità dei posti di lavoro.